La mobility è un fattore chiave per le PMI. Gli utenti devono essere connessi all'ambiente aziendale anche in mobilità per garantire la continuità del business. Noi di Alcatel-Lucent abbiamo sviluppato una specifica applicazione per la mobilità chiamata MyC Mobile, che è disponibile per iPhone e per smartphone con sistema operativo Android. Sono entrambi connessi al server di comunicazione OmniPCX Office Rich Communication Edition. Gli utenti in mobilità hanno accesso a tutti i loro contenuti e servizi di comunicazione, come registro delle chiamate, voicemail e directory aziendale. Alcatel-Lucent OmniTouch MyC Mobile per iPhone è un'applicazione scaricabile gratuitamente dallo store iTunes di Apple. Vediamo nel dettaglio come l'applicazione funziona e come si utilizza. Ecco come appare l'icona di MyC Mobile sul display dell'iPhone. È sufficiente cliccare per accedere all'applicazione. In basso c'è il menu dove è possibile scegliere eventi come le chiamate perse, lo storico delle chiamate, voicemail, dove potete ascoltare i messaggi vocali depositati, i contatti per eseguire la ricerca nominativa o la tastiera per digitare direttamente il numero. In alto a sinistra si accede alle impostazioni, dove è possibile modificare la password, la lingua e decidere come instradare le chiamate. In alto a destra si può accedere anche alle opzioni di instradamento delle chiamate. Si può scegliere il rinvio alla voicemail, al non disturbare, che significa che il chiamante avrà l'occupato, oppure l'inoltro a qualsiasi altro numero telefonico. Come visualizzare tutte le chiamate perse? Nel menu, tab eventi, è necessario fare clic su chiamate perse per visualizzarne la cronologia completa. Se si clicca su una chiamata persa, vengono visualizzati i dettagli ed è possibile chiamare il numero premendo il pulsante verde. Se si torna al tab eventi e si preme su storico delle chiamate, si visualizza l'intera cronologia delle chiamate aziendali. E ancora, se si clicca su un numero o su un nome, si può richiamare il contatto premendo il pulsante verde. MyC Mobile per Android è stato concepito per utenti che hanno scelto uno smartphone con sistema operativo Android e che intendono utilizzarlo come dispositivo aziendale. Entriamo ora nel dettaglio di come questa applicazione funziona e di come effettuare una chiamata. Ecco l'icona di MyC Mobile, chiamata My Instant Communicator. È sufficiente cliccare per accedere all'applicazione. Iniziamo dalle impostazioni. È necessario scorrere verso il basso, in questo modo, per visualizzare le opzioni di instradamento delle chiamate e la configurazione della voicemail aziendale. Scorrere verso l'alto per uscire. Il menu è composto da tre tab. Il primo è chiamato Preferiti, ovvero i contatti preferiti. Se si clicca su un contatto, si ha accesso diretto a tutte le opzioni di comunicazione. Si può chiamare direttamente o visualizzare i dettagli del contatto con tutti i numeri telefonici relativi. Il secondo tab è chiamato Comunicazione. È possibile ricercare un contatto nel proprio elenco contatti oppure nella directory aziendale per eseguire una chiamata. Cerchiamo un nominativo. Otteniamo 4 risultati. I primi due hanno un'icona a forma di casa, perché fanno parte dell'elenco contatti personali. Gli altri due sono parte della directory aziendale.
Se clicchiamo su un nome, abbiamo accesso alle opzioni di comunicazione disponibili per questo contatto ed eseguiamo la chiamata. Abbiamo ora la possibilità di effettuare una nuova chiamata a destra o mettere in attesa, oppure ovviamente riagganciare e tornare all'applicazione. L'ultimo tab è quello degli eventi. È composto da tre elementi. Il primo è la voicemail. Vediamo qui la lista dei messaggi vocali ricevuti al numero aziendale. Se si clicca su uno di questi, è possibile ascoltare il messaggio, oppure, ovviamente, chiamare direttamente il contatto. Si preme su play per ascoltare il messaggio. Si può riascoltare ripremendo play, oppure si può richiamare direttamente il contatto. La seconda parte del menu Eventi è Chiamate perse. Vi è l'elenco di tutte le chiamate non risposte. Se si clicca su un contatto, si hanno nuovamente le opzioni di comunicazione, così da poter richiamare i colleghi. Per ultimo, vi è lo storico delle chiamate, che comprende tutte le chiamate ricevute ed effettuate mediante questa applicazione. Le due applicazioni, MyIC Mobile per Android e MyIC Mobile per iPhone, sono state sviluppate con grafica e caratteristiche identiche, ma, come si può notare, hanno due sistemi operativi differenti. Ecco perché le loro funzionalità sono leggermente diverse. Queste applicazioni sono scaricabili gratuitamente dai rispettivi store: Apple iTunes Store e Google Play Store.